Questo strumento è progettato per offrire una maggior precisione di allineamento del manubrio alla ruota anteriore e della sella con il tubo orizzontale del telaio. Realizzato in plastica PET, alluminio e componenti in acciaio inossidabile. L'utilizzo del raggio laser restituisce una precisione maggiore rispetto all'occhio umano. Per aumentare la compatibilità di adattamento a tutti i telai, la base propone una geometria a V da fissare al tubo sterzo con due fascette a strappo. Si ottengono molteplici opzioni di proiezione del laser per mezzo del posizionamento dell'asta in una delle due sedi o con l'utilizzo dello spacer tilt 15 gradi che aumenterà la verticalizzazione dell'asta, generalmente adatta a biciclette con manubri avanzati. Il supporto del laser è basculante, con incrementi di rotazione pari a 10 gradi. Il tool pesa in totale 615 grammi. Ora vi mostrerò come utilizzare il tool. Posizionare la geometria interna a V della base, in corrispondenza del tubo sterzo. Collocare le fascette a strappo nelle apposite sedi. Serrare provvisoriamente le fascette. Ruotare il supporto laser affinché il raggio sia proiettato sul tubo orizzontale del telaio. Ora correggeremo l'allineamento del raggio laser. Ruotare quanto basta la base per allineare il raggio laser al tubo orizzontale. Serrare definitivamente le fascette. Ora, il raggio laser è perfettamente allineato. Ruotare il supporto basculante del laser e regolare l'altezza dell'asta in una delle due sedi per proiettare il raggio laser sul manubrio. Ora, il raggio laser è proiettato lungo il manubrio. Assicurarsi che il raggio laser sia proiettato su parte del copertone della ruota. Allentare quanto basta la serie sterzo. Ruotare il manubrio fino a quando il raggio laser risulta allineato con il manubrio e parallelo alla mezzeria del copertone. Serrare definitivamente la serie sterzo. Ora, il manubrio e la ruota sono allineati. Ruotare il supporto basculante del laser nella direzione del reggisella. Ora, correggeremo l'allineamento del raggio laser.
ruotare quanto basta la base per allineare il laser alla reggisella e tubo orizzontale. Ora, il raggio laser è perfettamente allineato. Allentare quanto basta la reggisella. Ruotare la sella fino a quando le parti anteriore e posteriore sono allineate al raggio laser. Attenzione, considerare il gioco di oscillazione con i reggisella telescopici. Serrare definitivamente il reggisella. Le operazioni di allineamento sono terminate. Rimuovere l'asta e la base principale. Assicurarsi che la geometria V sia completamente a contatto con la geometria del tubo sterzo. È possibile utilizzare le fessure delle fascette a strappo più interne per tubi sterzo di diametro inferiore rispetto allo standard. È importante ruotare il supporto laser basculante utilizzando le apposite prese collocate sul supporto laser e sull'asta. Per incrementare la posizione verticale dell'asta, utilizzare lo spacer tilt che aumenterà di 15 gradi l'angolo di apertura dell'attrezzo, favorendo anteriormente la proiezione del raggio laser. È possibile utilizzare una delle due posizioni per l'asta, per evitare ingombri come la forcella, o per avanzare ulteriormente la proiezione del raggio laser. Attenzione! Tutte le viti di chiusura non devono essere serrate eccessivamente. Questo comprometterebbe il funzionamento delle parti filettate. Non esporre il tool a fonti di calore artificiali, oppure naturali, al di sopra di 30 gradi centigradi.